Bene ragazzi di quarta, buongiorno. Partiamo con due esercizi nella sezione verso l'esame del vostro libro. Uno lo prendo a pagina 990, numero 54. Allora, questo esercizio mi dice questo, mi dice: dato un numero complesso z del tipo rho e alla i teta, quindi lo scriviamo in forma trigonometrica con la notazione esponenziale. Dice di trovare la formula di z coniugato, cioè quale sarà la formula di z coniugato. Allora, come si può fare? Stoppate un attimo il video e pensateci. Forza, stoppate il video. Ok. Bene, la soluzione. Se noi prendiamo questo numero z che si trova qui, questo è z, questo è il numero complesso, e noi che cosa abbiamo? Abbiamo che questo numero complesso sarà individuato dal modulo rho e dall'anomalia teta. Allora, dove si trova il complesso coniugato? Il complesso coniugato si trova qui, quindi stessa parte reale e parte immaginaria opposta. Allora voi come vedete il modulo è sempre lo stesso, rho, e l'angolo sarà teta, meno teta, l'angolo sarà meno teta invece. Allora la formula trigonometrica del modulo di z coniugato sarà rho e elevato a i meno teta, cioè rho e alla meno teta. Guardate che se io adesso con questa faccio un'osservazione, insomma, se io adesso qua mi calcolassi radice di z coniugato, ve la ricordate questa formula quanto vale? Alla fine valeva il modulo di z. Infatti se io provo a fare radice di rho e alla i teta per rho e alla meno i teta, come vedete il prodotto di questi due fa 1, avrei la radice di rho quadro che è uguale a rho, insomma a quel rho non metto il valore assoluto perché suppongo che quel rho sia positivo, quindi ritroviamo tutto. Vi faccio vedere un altro esercizio. C'è questo, chiede, dati questi due numeri complessi, chiede di disegnare nel piano cartesiano, nel piano di Gauss, questo numero. Allora qui come facciamo? Al solito prendiamo z che è x più y, mi conviene scriverlo così piuttosto che a più b per i. Allora, quindi che cosa abbiamo? Intanto scriviamocelo in questo modo, il modulo di x più y più il modulo di x più y meno 1 meno z1, cioè meno 1 più i, e poi meno z2, e cioè meno i, uguale a 4. Allora facciamo i nostri calcoli, quindi i e meno i li semplifichiamo, quindi abbiamo qui modulo di x più y più x meno 2 più y uguale a 4. Bene, proviamo a scrivere diversamente queste relazioni. Qua abbiamo la radice di x quadro più y quadro e qua abbiamo la radice di x meno 2 al quadrato più y quadro che è uguale a 4. E ci sono le campane che suonano, ma anche le campane. Allora proviamo un attimo a capire il significato di questa formula. Andiamo nel piano cartesiano. Questo è praticamente un punto preso nel piano, chiamiamolo XY,
questo è un punto di coordinate XY, ed è la sua distanza dall'origine, perché è come dire x meno 0 al quadrato più y meno 0 al quadrato. Questo invece è un punto, rappresenta la distanza sempre del punto xy, ma non più dall'origine, ma dal punto di coordinate 2, 0. Infatti se io faccio x meno 2 al quadrato più y meno 0 al quadrato, viene questa distanza. Allora, io qui ho una curva la cui somma delle distanze è uguale a 4, cioè è uguale a una costante. Sicuramente non ricorderete, non riconoscerete qui la definizione di ellisse fatta l'anno scorso, e vabbè, copiavate tutti, cosa volete ricordarvi? L'ellisse è il luogo geometrico dei punti la cui somma da due distanze dei due punti detti fuochi è costante, e questa costante era praticamente 2a, 2a è uguale a 4, a uguale a 2, ok? Allora che cosa succede? Questa qui è un'ellisse, questa qui è un'ellisse, per definizione è un'ellisse, che a centro, il centro ce l'ha quale ellisse? Nel punto 1, 0. Il semiasse maggiore è 2, lo si calcola da questo modo, in questo modo. Avete una distanza focale, la distanza focale C, che è 1, e dati A e dati B, potete, dati A e dati C, potete anche trovare B. Qual è la formula per trovare B? B quadro è uguale a quadro meno C quadro, cioè nel nostro caso 4 meno 1 che fa 3. Allora, questa ellisse, siccome l'ellisse ha una forma di questo tipo, x quadro su A quadro più y quadro su B quadro uguale a 1, quindi qui è la formula dell'ellisse, in questo caso l'ellisse diventa x meno 1 al quadrato, perché ha un centro C, diviso A quadro, cioè diviso 4, più invece y quadro fratto 3 uguale a 1. Bene, questa qui è praticamente la nostra ellisse e questi due punti sono i fuochi. E ormai gli attori li avete visti in tutte le salse, magari in fisica, così, quindi quando noi prendiamo un vettore V, il nostro vettore adesso è assimilabile al numero complesso A più B per I, diciamo. Quindi un vettore è il punto di coordinate A B. Allora, dati due vettori, chiamiamo uno di coordinate, chiamiamo adesso A e B, e un altro vettore di coordinate, chiamiamolo C e D, mettiamo che sia qui l'altro vettore, questo è V e questo qui è V doppio. Supponiamo che il vettore V formi con l'asse dell'X un angolo, chiamiamolo alfa, e invece V doppio forma un angolo B, beta, con l'asse dell'X. L'angolo che è formato dai due vettori, che è questo qui, lo chiameremo teta. D'accordo? Allora, di questi due vettori noi abbiamo definito, cioè voi avete definito nella fisica, il prodotto scalare di due vettori. Pensate solo a quando avete fatto il lavoro di una forza. Il lavoro di una forza, vi hanno detto, è il prodotto scalare tra la forza e lo spostamento. E quindi voi avete una forza così, avete uno spostamento, praticamente vi hanno detto che il lavoro è il modulo di F per il modulo di S per il coseno dell'angolo compreso tra i due vettori. Ormai con un po' di trigonometria riuscite a capire che questa formula, ad esempio F coseno di teta,
non è altro che la proiezione di F sullo spostamento. Questa qui è la F parallela, diciamo. Quindi possono aver dato la definizione di lavoro come prodotto della componente parallela per lo spostamento. D'accordo? Comunque la definizione corretta in generale è questa. Poi tante volte, ad esempio, la forza peso che ha una direzione è uguale a quello dello spostamento, qui il coseno di teta vale, il coseno di 0 vale 1, quindi c'è solo F per S. Questa è la definizione completa. Allora, possiamo anche qui definire il prodotto scalare in questo modo, cioè possiamo definire V prodotto scalare con V doppio che è uguale a V per V come modulo per il coseno, V per V doppio per il coseno dell'angolo compreso. D'accordo? Vi scrivo un altro modo di calcolare il prodotto scalare quando abbiamo le coordinate invece. E vedrete che con le coordinate, e vi faccio vedere che questo modo è equivalente a quello che invece già conoscete di prodotto scalare. Ok? Quindi, un altro modo per calcolare il prodotto scalare è il seguente. Mettiamolo qui in azzurro. V scalare V doppio è uguale a per C più B per B, cioè la somma dei prodotti delle coordinate, quindi A per C più B per D mi dà il prodotto scalare. Benissimo, allora uno si chiede come mai queste due formule qui sono equivalenti. Allora io vi propongo di seguirmi nei calcoli di questa formula e vedremo che vale quella sopra, ok? Si equivalgono e quindi partiamo, calcoliamo questa e vedremo che otterremo quest'altra. Allora vado a calcolarmi V scalare V doppio secondo la nuova formula AC più BD. Allora che cos'è A? A non è altro che la componente orizzontale di V, quindi un po' di trigonometria mi dice V cos alfa. Che cos'è C? È la componente orizzontale di V doppio, quindi V doppio cos beta. Che cos'è B? B invece è la componente verticale di V, quindi V sen beta, V sen alfa, e D è la componente verticale di V doppio, quindi V doppio sen beta. Raccolgo V doppio, ottengo cos alfa cos beta più sen alfa sen beta. Ma che cos'è cos alfa cos beta più sen alfa sen beta? Non è altro che il coseno di una differenza, cioè V V doppio coseno di alfa meno beta. Ma che cos'è il coseno? Che cos'è alfa meno beta? Vale teta, giusto? E quindi qui abbiamo V V doppio come modulo coseno di teta, che è proprio la prima formula. Quindi abbiamo visto un'altra formula equivalente che a volte può essere comoda. Vi faccio un esempio di comodità di questa formula. Noi avevamo visto la formula dell'angolo di due rette, come si calcola l'angolo di due rette, però voglio farvi vedere che con i vettori è molto molto più semplice. Come esempio io mi prendo queste due rette, una y uguale a un mezzo x più 1, l'altra y uguale a 2 terzi x più 2, e mi provo a calcolare, voglio calcolare l'angolo teta, ok? Allora, noi abbiamo visto adesso che usando il prodotto scalare tra V e V doppio è uguale a V modulo di V per il modulo di V doppio per il coseno di teta. Bene, da questa mi posso ricavare il coseno di teta come V per V doppio diviso V V doppio. Questo sopra è un prodotto scalare, quello sotto invece è un prodotto tra moduli. Innanzitutto dobbiamo individuare quali sono i vettori. I vettori non è difficile,
individuarli, perché ogni retta ha un coefficiente angolare n e quindi un vettore relativo ad una retta di coefficiente angolare m è sempre 1m, cioè il vettore di componenti 1m è un vettore che concorde con la retta, è parallelo alla retta. Quindi questo vettore qui, il primo vettore, avrà componenti 1,5, quindi vado avanti di 1 e mi alzo di 1,5. Guardate che questo vettore non è lo stesso, però è proporzionale a 2,1. Invece di dire vado a destra di 2 e vado in su di 1, io posso dire vado avanti di 1 e vado in su di 1,5, è la stessa cosa. Stessa cosa questo vettore qui, questa retta a coefficiente angolare meno 2/3, quindi un suo vettore corrispondente è 1 meno 2/3, che è proporzionale a 3 meno 2. Quindi in pratica per disegnare questa retta andavo avanti di 3 e andavo in basso di 2. Allora, calcoliamoci qui il prodotto scalare di questi due vettori. Quindi abbiamo detto che il prodotto scalare lo possiamo calcolare facendo il prodotto delle componenti. 2 per 3 più 1 per meno 2 fratto il modulo di V, 4 più 1, e poi il modulo di V doppio, 9 più 4. Allora 6 meno 2 fa 4, quindi viene 4 diviso la radice di 5 per la radice di 13. Va bene? Quindi 4 diviso radice di 65. Bene, noi ci dobbiamo calcolare quanto fa e viene fuori, dobbiamo prendere l'arco coseno. Quindi io prendo teta uguale l'arco coseno di questo numero. Quindi con l'arco coseno avrò un angolo o del primo o del secondo quadrante. Ci viene fuori circa 62,3. Quindi abbiamo calcolato il valore. Quindi questa formula, la formula del prodotto scalare, può essere particolarmente comoda se vogliamo trovare l'angolo tra due vettori o l'angolo. Vi auguro che la lezione vi abbia interessato. Ci vediamo presto. Arrivederci.